chi si vede. Ciao Max, com'è andata? Figa, durissima. Oh, l'ha detto lui, che è dura. L'ha detto lui. No, dura, dura. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo, direi, mattiniero video. Siamo qui finale Ligure per l'Enduro Trophy of Nation e noi corriamo, avete visto, siamo già in tenuta racing con il nostro buon Pialo. C'è anche il nostro buon Teo Tomasi che è andato a prendere la focaccia perché non abbiamo fatto colazione talmente presto stamattina. E poi c'è un sacco di baldi ragazzi che sono stati raggruppati, presi, scritturati da Vittoria per formare ben due team, due factory, diciamo, e due di persone che avete, che avete trovato e avete raggruppato voi, giusto? Sì. Comunque niente, siamo tutti pronti. Oggi giornata di prove, domani vedrete il video della gara. E l'industria di trophy è un po' diverso, uguale al Trophy of Nations. Si corre in tre, le squadre sono formate da tre rider. Si scende tutti insieme e il tempo viene fatto ovviamente sul totale dei tre tempi presi. Detto questo, raga, andiamo a provare. Rispetto alla gara ufficiale che verrà corsa domenica dei rider, perché noi corriamo il sabato, faremo una prova in meno. Però faremo, diciamo, le PS più iconiche di finale, perché facciamo tipo roller coaster e DH-Man, quindi Ale. Ma il vero eroe di oggi è lui, il Teo con le focacce. Grazie Teo. Colazione. Ciao Teo. Buon appetito allora. Grazie. Ah, Pialo oggi farà anche il fotografo, non ve l'ho detto. E fu così che dal mare finirono in Silent Hill. Grazie. Quanto c'è da pedalare, Andre? Troppo, sempre troppo. E nello specifico questo troppo quanto dura? Che non lo so davvero. Caldo? Non riesco più a stare nella maglia dal caldo che ho. Fa freddo, piove, nevica. È un film horror, cazzo. Ti ricordi l'ultima volta? E si va con la voglia di chissà che dovrà pedalare per tutto il giorno. E dovrà pedalare anche domani in gara. Bomba. Sei pronto, Andre? Era proprio la risposta che mi aspettavo di sentire. Grazie. È la risposta che ti meriti, ma non quella che ti aspettavo. Giusto. C'hai i guanti rotti, Pialo? Lo so, lo so. Ho tirato troppo lo sforzo. Ah, è la pressione. La pressione mentale, lo stress. La pressione della forca, le fotografie. È un casino. La gente da gestire, a parlare, cose. Ci fai vedere le linee, Teo? Facci vedere le linee. Facci vedere. Vediamo com'è qua la faccenda. Bello unto qui, eh? Molto figo però, penso di non averlo mai fatto questo trail qui a finale. E il buon Enrico mi dirà, male male Zili, che non sei mai venuto. Radici belle unte. Speriamo che domani, oh, rilancio. È unta? Unta vecchio. Fino a qui tutto bene. Anche qui alto. Che figata, bellissima. Bello guidato, l'unica cosa è quell'umido qua che non si riesce a capire fino a dove quanto tiene. Che figata tutti questi su e giù però. Mettiamo il fanghetto. Ah, che bello, un po' di bidet e via. Qua sembra proprio nuovo nuovo invece, appena sistemato e pulito. Madonna che figo. Ma che figata è, vecchio. Pian spesa, eh. E c'è il Pialo, apre. E il Teo che se la scheppa. È incredibile come fai i primi 3 minuti in bici e ti senti un po' handicap. Ti fermi giusto un attimo a prendere fiato, riprendi in mano la bici ed è già molto meglio. Ma che figata di trail. Veramente una bomba. O le pastiglie finite o il disco si è stortato di brutto. Comunque il ritmo già bello allegrino, eh? Così. Problemi di frenata per il Teo, che prova a entrare sul Pialo. E intanto c'ho la maglietta tutta alta dietro, mi si vedrà la panza. C'era un pelo di buco lì, eh? Porca vacca! Bello, bello, poi praticamente tutto a vista. E poi la cosa più bella è che non sarò mai primo. Quindi sfrutto le linee degli altri. Oh.
guardavano questo, infatti qua qualcuno taglia anche a destra. Potrebbe essere uno dei miei best trail questo. Beh, ci sta un bel tratto di pedalato in mezzo effettivamente. Questo qua sarà la parte in cui Andre si divertirà di più. Questo vecchio potrebbe essere la fine delle mie gambe. Sì, sì, ma è finita la PS, eh. Che figata! Ragazzi, ma quel pezzo pedalato? Ti ho sentito un po' in crisi, Andre, nel secondo rilancio. Già perché te eri fresco. Volete sapere una bella cosa, ragazzi? La PS non è ancora finita. Per la gioia di tutti i pedalatori. Oh, qua ricomincia a essere finale, che conosco io. Cosa c'è, Pialo? Mamma mia, che bomba! Devastante questa, eh! Pialo Fast and Furious! Co 2! Quello lì era veramente alto! Oh! Mamma che bomba, signori! Per me possiamo chiudere qua tutto e andare a casa dopo questa. Basta! Tra l'altro il tema è sapere che il tempo si farà con la somma dei tre tempi. È andato, basta, non lo vediamo più. Mamma che ritmo! Che ritmo, signori! Sono esaltato. Ho le pastiglie finite però, mi sa. Sì. Occhio, occhio! Tirata? Qua domani braccina molli. Più o meno siamo sul tutto a vista, quindi ce la si gode, anche solo provarla una volta e non averla mai fatta, anche perché ricordarsi un trail del genere, o sei local e l'hai fatto 70 volte oppure è un macello. Bello, da paura. Basta, sono a posto, vado a casa. Anche io ho detto la stessa cosa, la mia dose di trail è andata. È lunga? La mia prossima bici sarà di quel colore lì, la voglio anche io. E niente, si risale verso la PS2. Già finita la discesa? Durata poco. Già, ho riempito la scheda, vecchio, questa discesa. Però mi piacevate, eh. No, ma è impossibile che qua sia gara, no. No, vecchio, magari che annullano il tempo lì. Devo dire, salita croccante questa per andare alla 2. Porca vacca. Era morbida questa. Morbidissima. Un po' too much per i miei gusti. Salita finita per PS2. Adesso ti mangia qualcosa. Oh, chi si vede? Ciao Max, com'è andata? Durissimo. Oh, l'ha detto lui, che è dura. L'ha detto lui. No, dura. Andre, hai ancora le gambe? E fu così che arrivò anche il miraggio del cartello Start 2. Incredibile. Ah, problemi intestinali per il buon Pialo. Qualcuno ha avuto un movimento? Dovevo alleggerire. Team 11, Team 11, 7-11. Si parte per questa PS2. Pialo decisamente alleggerito. Dritto per dritto qua. Bella insaccata lì. Dopo un'ora e mezza di salita non so neanche come si fa più a scendere. Oh, questa me la ricordo bella bastarda, perché ci sono tutte queste curvette in salita che se sbagli come ritmo ti incupa. Poi c'ho il Pialo davanti, non vedo una cippa di niente. Scorrere, scorrere. Oh, oh, sorry, ho provato la linea alternativa. Madonna, ma come andiamo slanciati oggi. Allì, 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 allì. Quelli sì che vanno invece. È una goduria con le manine fredde, eh. Mamma che bello anche questo. Molto più enduristico bucato di quello di prima. Quanti saltano giù le manine a fine PS? Com'è
Com'è Piala col mal di mani? Madonna che bello! Vai 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 vai! Oh, che stecca! Siamo un po' dietro a Wolf! Bellino, ma tu la conosci? No. Ah, neanche io. E questo? Altro rilancio. Interessante. Vabbè, penso che i commenti siano abbastanza superflui. Oh! Carino, che bello, che bello. Sarà la morte totale qua, non riuscirò neanche a parlarvi, però sarà una figata pazzesca. Tutto nuovo, tagli nuovi, questi sono congiungimenti per unire le PS. Ale, 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 ale! Era di là? Di là! Per fortuna ci siamo fermati, stavamo andando dalla parte sbagliata. Infatti anch'io l'ho presa pianissimo questa, perché ho detto qua scappi fuori sei morto. Invece mi ero tolto la maschera, sorry. Vai, vai, che tanto quei due là sono incendiati come le ventole. Che goder, che goder! Ma poi è tutto bello linkatino. Oh, vecchio! Non seguire le linee di Pialo. Prima regola della vita. Questo è il classico esempio dove la 29 ha salvato il buon Pialo. Questo tratto è quasi da vomitino. Incendiati, incendiati i boys. Ma che domani non puoi fermarti a mangiare la barretta a metà PS? Ah, dove sei stato il weekend? Ah, finale. Oh! Simpatica sta serie. Bello croccante lì, eh! Ecco qua, abbiamo guardato bene. Ah! Male! Dovevo prendere un po' più fiducia. Ok, adesso sappiamo le linee. Madonna, arriveremo qua davvero spappolati. Forse un po' devo gonfiarlo l'ammo. Che è successo? Passaggino da guardare, direi. Ma poi là com'è finita? Mi aggrego al gruppo di che scende a piedi se piove. Oh, ma sti cross country non vanno un cazzo però, eh. È il dopo quel saltino lì che è un po' tipo alla cieca. Di casa questi? Alla cieca, alla cieca non mi sembra però. Oh, si vede chi ha il gas, eh. Aspettami Pialo. Ecco, pipa da pianino. Volevo venire con te io. Ah sì,
alla fine era più semplice di quanto sembrava. Non male, non male questa PS, considerando che è lunga, lunga come la morte, e considerando i pezzi pedalati, arriveremo in fondo bolliti. Bolli bolli! Come gli ossi buchi. Bello, bello. Ora si va per l'ultima pedalata di giornata, quella del castello, fino al borgo in realtà, che era quella delle VS anche dell'anno scorso. E quella io non so com'è perché so solo due curve sulla parte alta e gli ultimi tornanti della parte bassa, che mi ricordo essere incazzati neri. Una cosa è certa, ho una fame fottuta. Neanche il Wolf se la manualizza. Svolta a sinistra, PS3, e se sale. Ciao ciao, grazie. E là c'è la partenza della nostra PS. Americano, tieni giù la manina, va là. Pedala tutte le tue PS. Vai a farti 3000 sul lago d'Idro. Non male, non male. Manca poco. Ma dove ti porto, Teo? Hai visto che bello? Gli ulivi, il mare di sfondo, i tornanti più incazzati di finale ligure. Comunque la cosa bella è che non finisce mai la salita. Mai, ma proprio quando tu pensi che sia finita, ce n'è ancora un pezzo. Ma che spettacolo. Wow, wow, wow. C'è il punto più pericoloso dell'intera gara, la rampa in legno, scivoloso. Dite che magari non è il caso di andare a mangiare una focaccia volante e poi andare subito a fare gli H uomini, esatto. Prima di prendere il diluvio universale. Io andrei. Io ho paura a stare dietro al Teo, perché il Teo c'ha sempre quel vizio di ollare sulle cose. Lui salta su tutto, quindi tu poi ti trovi in mezzo alla merda e ah, aspetta. Vai teammate. Ah, ma c'ho il cambio sminchiato. PS3, mai fatta prima, first try. Mamma mia, che spettacolo di pista. C'era anche l'anno scorso questa alle US, infatti eravamo venuti a vederla. Carino questo passaggio. Ah, qua ero a fare i video agli altri. O qua. Qua dovrebbe esserci il pedalato. Qua tricky la faccenda, Co due, le stecche, come lo ricordavo. Che l'ho andato a vedere qua, però no. E poi tutte queste salitine qua sono mortali, ti aiutano a vomitare meglio. Io ho tirato una secca alla corona, ho fatto proprio stonk. C'è del ripido lì, mi sembra, dall'indecisione nell'entrare. E la madonna, Wolf, non l'ho proprio visto quell'ingresso lì. Se quella roba qua è bagnata, ce lo ficchiamo in quel posto. Alete, ma che belle sono questi tornati qua. Che figata! Cazzo ragazzi, male male qua, perché abbiamo fatto tornantino, proprio si è spenta la GoPro sul punto più bello. Ah, è finita! L'anno scorso era molto più incazzata la faccenda. Breve ma caratteristica. Adesso ritorniamo al paddock, dove sono gli altri ad aspettarci, e poi si sale verso BH uomini. Guarda davanti. Buongiorno. Ah, totalmente finito che guardo di lato. Che belle gomme che hai. Hai visto? Ti sei deciso finalmente. Che modifiche hai fatto? Le basse velocità. Le chiuse un po'? Le chiuse un pochettino, sì. Perché tutti i rilancini? Bravissimo, tutti i rilancini, e poi deve un po' galleggiare la bici, no? E quindi ho chiuso un pochettino, perché poi vengo da Ludwil, che era molto ripido, e quindi ho sistemato un po' le invece qua tutto... Sì, deve essere molto reattiva la bici, molto veloce. Ma invece cosa mi dici se tutti quei gradoni che ci sono, che atterri sempre sul piatto, che tiri di quei fondo lì le basse velocità, le alte velocità. Chiudi le alte? Chiudi un po' le alte, sì. Però deve essere un po' tutta bilanciata, no, la bici qua. Sì. Invece a Ludwil avevo lo spessore alto sotto il manubrio, avevo 5 tocche dentro la forcella, invece qua adesso minchia, mega progressiva. ne ho messi 3, però bello, momento tech corner offerto da Nico. Ciao Nico. Ciao. E come sempre arriva anche il nostro Luca Lutz. Ah, ma vedo un ammortizzatore lì. Pronto, lo conosco. Abbiamo fatto una modifichina, ragazzi, con la mo lì, che non si può dire. Luca dice che fa paura, però non l'abbiamo ancora provato. Oh, braccina morte. Diciamo che comincia a sentirsi finale. E con la magia dell'editing finiamo direttamente alle manie per andare a fare DH-Man. Molto bene qua. Poco ripido, poco smosso, però non ho voglia di camminare. Quindi... A parte le nuvole all'orizzonte, che spettacolo. Guardate là che roba. Infatti dicevano che Martina ha chiamato Matteo e hanno detto che sopra il Melogno ha grandinato. Molto bene. Oh, non cominciamo la fiera del perbenismo, vai tu, vado io. Amore piano qui, Amore, amore.
cominciamo subito belli croccanti. Oh. Ma questa 38 che burrino è, mamma mia, ogni volta mi stupisco di questa cosa. Questa è la cosiddetta quiete prima della tempesta. Piano le curve strette, paura il ragazzo irlandese qua davanti, solito tratto qua pedalato. Comunque devo alzare le pressioni perché quando entriamo in ste robe qua sento proprio l'inserto che lavora un casino e la gomma scende tanto. Sabbione, li abbiamo già persi, signori. Ah, ma è dritto per dritto. Ho sbagliato noi. Vabbè, ormai lo sai, non sarebbe neanche che lo provi. Io ho bisogno di stare col Teo. Ho bisogno di stare col Teo perché devo vedere. Oh. Porco due il pedale. Questo invece bisogna provarlo. Salto. Vabbè, non lo proviamo perché sennò rischiamo di picchiarcelo in quel posto con qualcuno. E qua? Parri. No. È tutto smossissimo. E c'è anche un Andreasta, attenzione. Attenzione. Cominciamo bene. Sono sganciato. Porca troia. Sganciato. Interesting. Come cazzo si passa? Boh. Siamo sopravvissuti quasi anche oggi. E si rischia di più dopo la prova che in prova. Buongiorno, come dice il nostro buon Enrico. Piede sganciato, stile di vita. E il nostro salvatore è arrivato. Chi si vede all'orizzonte, signori? Sono loro, i tre pro riders, appena tornati dalle prove, signori. Mi sa che la sfida... Vecchio, ma come facciamo a averla vinta? Cioè, ma tu sei ancora in testa a strada della sfida? Era l'unica incognita che avevo perché non sapevo. Sì, va come la ventola, ma lo sapevo già che andava come una ventola, vecchio. Da paura mi sono divertito veramente tantissimo. Beh, la 1 e la 2 che piace sono. Madonna, vecchio. Lì, quelle, la 1 e la 2 si mettono nelle mie prefe del cuore. Ritornati al paddock, prove concluse. Là c'è il nostro buon Enrico che ha appena fatto una presentazione tutto il weekend. Il nostro buon Pialo abbacchiato. Cos'è il buon Pialo? Sei ancora intero? Sto male alla mano, però mi sono divertito un po'. Peccato, cazzate fantastiche. Teo, cosa dici? Una bella gara, dai. Con una bella gara, non è che corso? No, nel senso PS sono belle. Beh, molto belle. Niente, noi raga, direi che possiamo chiudere qui. Sono molto bello, PS 1, 2 secondo me devastanti, bellissime, lunghe. Tecniche il giusto, guidate, divertenti, anzi stanno andando anche lì, sono veramente una bomba e il fatto di unirne una dietro l'altra rende il tutto ancora più figo, ma soprattutto anche duro perché domani dovremo pedalare un botto, fare tutti i rilanci per riuscire a sopravvivere e portare a casa la gara. Occhio poi sulle 5 di H Uomini, che quella lì non perdona e il buon piano lo sa bene. Detto questo, noi raga ci vediamo domani con il video della gara, forse l'abbiamo scampata col meteo, incrociamo le dita, dovrebbe esserci il sole. Ci vediamo domani raga, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo con il video della gara.